Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Dunque, ci ritroviamo a commentare quello che non ci si aspettava, non solo per il risultato, ma soprattutto per il modo in cui è arrivato. Dunque, Indiani ha festeggiato la 150esima panchina con il Pontedera, con questo risultato che è veramente sorprendente, soprattutto per l'assenza sotto tutti i punti di vista dell'Arezzo. Un trend dunque in trasferta che si conferma negativo, Arezzo che non riesce fuori casa a ottenere risultati. In alcuni casi magari sono state anche sconfitte immeritate. Ieri invece alla fine Arezzo poteva anche andare peggio alla squadra Amaranto. E dunque una situazione in cui l'Arezzo esce sicuramente ridimensionato alla vigilia di un'altra trasferta venerdì in casa di una delle altre sorprese di questo campionato, che ormai però è una realtà anche questa, visto anche cosa ha fatto negli ultimi campionati, la Giana Erminio, che ormai da tantissimi anni è allenata da Alberga, un po' il Ferguson, possiamo dire, della Lega Pro. Andiamo a salutare Roberto Cucignello, presidente del Comitato Orgoglio Amaranto, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Matteo Marzotti, ben ritrovato. E poi Franco Galantini, che è stato riconfermato ancora una volta presidente dell'Associazione Allenatori della provincia di Arezzo, nonché insomma ormai osservatore da tanti anni dell'Udinese. Allora, io comincerei con Roberto. Da tifoso, che cosa ti ha fatto più male della giornata di ieri? No, perché arriviamo a questa partita comunque da quello che avevamo visto col Piacenza, che al di là, insomma, della pressione, che forse va interpretata anche in un altro modo, comunque lì per lì era stata una pressione comunque che ci poteva stare in quella partita, soprattutto nel secondo tempo. Quindi c'erano tutti i presupposti per finalmente, anche approfittando di una fase di calendario sulla carta che doveva essere più agevole, invece 3 gol del Pontedera. Ieri ci aspettavamo quel salto di qualità nel ruolo di marcia esterno che purtroppo non c'è stato, anzi siamo andati incontro sicuramente alla peggiore prestazione di tutta la stagione. È vero che secondo me già dalla partita di Pistoia e anche col Piacenza, anche se abbiamo vinto, si era già notato che un pochino la squadra stava giocando un po' meno bene, diciamo, rispetto alle precedenti partite. E purtroppo ieri, diciamo, è venuto fuori, insomma, tutte quelle che sono le pecche di questa squadra che dimostra fuori casa, per cui è stata una sconfitta veramente pesante e anche a tratti anche imbarazzante, direi, perché insomma non fa piacere perdere contro una squadra che ora non me ne vogliono, ma insomma è abbastanza di caratura veramente bassa, ecco, voglio dire, se le loro migliori espressioni sono un disanto che abbiamo avuto 4 anni fa qua noi, ecco, in Serie D, ecco, veramente questa sconfitta un pochino mi preoccupa, ecco, devo essere sincero, mi preoccupa e credo che a questo punto sia venuto il momento un attimino di tirare le somme, perché purtroppo nel calcio i sentimenti non contano e andiamo alle cose concrete, perché se no tutto quello che di buono abbiamo fatto, perché nonostante tutto siamo terzi in classifica, rischiamo di doverlo vanificare. Poi tutto va ovviamente rapportato a Certo, quello no, che no, ma è quello che dovrebbe essere l'obiettivo, no? Perché è stato sempre detto di questa asticella da certo, alzare. Se lo no, paragoniamo, diciamo, a livello degli ultimi campionati, è stata alzata. Bisogna vedere adesso, assolutamente, però i però tifosi hanno ma, no, vabbè, aspettative chiare. nessuno credo abbia le aspettative di poter competere con Alessandria Cremonese, diciamo, in maniera forte. Però sinceramente, guardando queste partite, guardando la rosa dell'Arezzo, guardando quello che secondo me può esprimere, secondo me abbiamo veramente dilapidato un patrimonio, assolutamente. Matteo, proprio è questo, no, il fatto, cioè che c'è anche i tifosi, l'aspettativa dipende dal fatto che mentre vediamo proprio la classifica è tornato Cellini nel Livorno e Livorno aveva diverse assenze, era chiaro che quando poi rientrava qualche giocatore probabilmente avrebbe ripreso la marcia. Adesso vedremo che cosa accadrà, classifica che si sta accorciando, insomma ancora le gerarchie dal terzo posto in giù non sono molto chiare, perché vedete che le squadre sono tutte vicine. Piacenza che ha perso proprio con la Giana Erminia, gli ha detto l'onestà di Albè, di Cesare Albè, allenatore della Giana Erminia, ha detto siamo stati fortunati perché hanno fatto gol al 91esimo con Pellini e hanno trovato il gol del vantaggio. Dicevo, Matteo, la consapevolezza e l'aspettativa, diciamo, dei tifosi dipende dal fatto che si ritiene che questa squadra possa fare molto meglio, no? Per questo
anche certi esperimenti, no? Come li vogliamo definire, poi è chiaro che se entri in campo in quel modo puoi giocare con tutti i moduli possibili, quindi probabilmente finisce uguale, però non se ne sente, almeno dopo anche la gara di Piacenza, no? L'esigenza di fare questi test, non so se forse magari prendendo sotto gamba l'avversario, non lo so, insomma, perché questi continui esperimenti, cambi di moduli e se non di formazione, insomma. Intanto mi piacerebbe, cioè, iniziando subito, non dico per stemperare gli animi, però mi viene a fare una considerazione. In settimana mi era capitato di andare a vedere l'allenamento dell'Arezzo a Vallalpino e un dirigente, senza fare nomi, mi aveva detto sarebbe opportuno che il Pontedera non sapesse che l'Arezzo gioca 4-3-1-2 perché gli daremo un vantaggio. Mi sembra che ieri nessuno l'aveva detto, però ha avuto il vantaggio lo stesso il Pontedera, quindi magari un po' di pretattica in meno potrebbe funzionare. Comunque, al di là di quello, c'è da dire anche una cosa: il rammarico più grande non è la posizione attuale in classifica, il rammarico più grande è il fatto che comunque è un Arezzo che ha dimostrato di saper giocare bene, ha dimostrato che l'asticella, come diceva Roberto, è stata alzata. Alla fine è una squadra questa che per il terzo o quarto posto ci può lottare ampiamente. Quello che fa male è il modo con cui poi l'Arezzo dilapida tutto il bel gioco che mostra, dilapida il vantaggio con il Como, dilapida quello che avevamo visto a Pistoia, perché comunque è vero, una squadra che gioca male ma vince è comunque sinonimo di una forza che comunque ci dovrebbe essere. Così non è stato. Quello che fa male è proprio questo, il fatto che è una squadra che caratterialmente magari è debole, è una squadra che magari a livello proprio di temperamento soffre. Poi sicuramente, e questo è innegabile, alcune scelte fatte ieri hanno lasciato qualche interrogativo, perché viene da chiedersi perché un Arezzo che ha sempre giocato bene 4-4-2 o 4-2-3-1 deve passare al 4-3-1-2, che tra l'altro mi viene da pensare anche a Lucca. L'Arezzo aveva iniziato col 4-3-1-2 contro una squadra, la Lucchese, che giocava 3-5-1-1 come il Pontedera. Non lo so se è un caso meno, però anche lì l'Arezzo soffrì molto e per recuperarla passò al 4-4-2. Ieri questo non è stato fatto, e un'altra delle cose che un po' mi lasciano sorpreso è anche, insomma, l'utilizzo di Arcidiacono, che per carità è stato uno degli esterni più utili in fase difensiva, però ieri metterlo mediano mi ha saputo di una bocciatura assurda nei confronti di Corradi, tra l'altro anche lui un esterno che è stato preso per fare il mediano. Sì, ci sono un po' di equivoci. Franco, tu l'hai visto in passato l'Arezzo giocare, no? In casa soprattutto, secondo te questa cosa che valori può esprimere? Cioè, questa la dimensione o potrebbe fare di più? Ma io credo che l'Arezzo, l'ho visto fin dall'inizio quando l'ho visto in Coppa Italia a Cesena, è una squadra competitiva. Visto però i vari valori, in testa ci sono due squadre che onestamente, avendo visto la partita fra di loro, anche se molti l'hanno criticata, non gli è piaciuta, a me mi è sembrato di intravedere che forse hanno qualche cosina di più. Quindi credo che tutto sommato l'Arezzo sia una posizione di tutto riguardo e di tutto rispetto. Il rammarico, secondo me, enorme è che c'era un filotto di partite, ora che sulla carta, purtroppo sulla carta le partite non si vincono, però sulla carta c'era un filotto di partite alla nostra portata, ci poteva permettere, non sbagliandole, di risucchiare un pochino la coppia di testa e poi vedere che tipo di reazione a livello di motivazione, di psicologica, dell'ambiente e tutto, vedere cosa eravamo in grado di fare, insomma, perché anche le altre due sono due buone squadre, ma non sono dei mostri, insomma. Ecco, noi oltretutto abbiamo una rosa molto molto competitiva. Ho notato che se manca Tizio, manca Caio, non c'è da strapparsi i capelli, perché chi rientra ha sempre delle buone chance e un buon apporto da poter dare. Ecco, bucare una partita come quella di ieri, che sul calcio ci sta, basti vedere 20 giorni fa quando l'Alessandria è riuscita a ciuffare il pareggio all'ultimo istante a Roma contro il Racing, e questo dimostra che il calcio è questo. Ecco, però noi, guardando in casa, noi avevamo 4-5 partite, ora non dico da fare il pieno, ma quasi, e dopo a quel punto si poteva valutare la situazione attuale e vedere tutti i risvolti psicologici che il caso poteva dare. Quindi questo sicuramente è un rammarico notevole.
Allora, prima abbiamo visto dal sito dell'Arezzo lo scatto di Sottili. Facciamo proprio questo gioco delle, diciamo, delle chiavi della gara di ieri. Uno che, diciamo, che poi è stato criticato, come era stato criticato anche in altre occasioni, soprattutto ovviamente quando le cose non vanno bene, che è successo a Cremona, però insomma, c'è una parte della tifoseria che comincia comunque ad avere dubbi, no, sulla gestione tecnica. Quindi uno degli argomenti che è stato tirato in ballo, proprio, diciamo, le scelte, alcune scelte di Sottili, abbiamo parlato di Arcidiacono, ma anche lo stesso Grossi, che già insomma non aveva particolarmente incantato con il Piacenza, è stato ancora riproposto purtroppo con gli stessi risultati. L'altra cosa invece che volevo, adesso vedremo probabilmente in successione, l'altro fermo è stato mattatore della giornata, questo Santini, che vediamo, una tripletta a quanto pare, poi non è nuovo a fare triplette perché la scorsa stagione giocava nel Val di Nievole Montecatini in Serie D, nel precedente campionato aveva fatto due triplette contro il Foligno e contro il Città di Castello, però insomma ieri anche qui in questo uno contro uno con Muscat purtroppo ha avuto anche insomma terreno facile, e così anche il secondo gol, una leggerezza difensiva. E poi dobbiamo dire che purtroppo quest'anno anche Benassi non è più la garanzia, l'eccezionale portiere, no, che avevamo scoperto 2 anni fa, un anno senza giocare ovviamente pesa, e anche ieri insomma qualche bavatura. È stato più sfortunato ieri che... Sfortunato sul 3-0, dico, non tanto. Forse sì, no, sul 3-0 forse sì, forse è lì un piccolo errore l'ha commesso, sugli altri due è stato più sfortunato che colpevole. Io però voglio dire una cosa, sì. se mi posso permettere, non è una critica assolutamente all'allenatore, me ne guarderei bene, però credo che sia arrivato il momento di fare delle scelte. Qui è vero che abbiamo anche dei giocatori importanti che hanno calcato dei palcoscenici Serie A, Serie B, hanno 200-300, però alla luce anche della partita bisogna che l'allenatore faccia delle scelte. Vuol dire, non si gioca per nome, si gioca per quello che si può dare. E sinceramente ci sono, non voglio fare nomi che è antipatico, ci sono dei giocatori che abbiamo preso per fare veramente la differenza, che in questo momento non la stanno facendo. Quindi l'allenatore, al di là dei nomi, bisogna che faccia delle scelte, metta in campo gente che abbia voglia di sudarsi la pagnotta, perché purtroppo, se è vero che siamo mancati soprattutto da un punto di vista di approccio, allora credo che a questo punto qui, e andare a giocare fuori con 2 punte, tanti rifinitori, tanti giocatori d'attacco, non paga. Io credo che anche Alessandro e Cremonese, quando vanno a giocare fuori casa, portano rispetto e vanno in campo con una squadra più equilibrata. Questa è una mia riflessione che mi permetto di fare dopo 14-15 giornate, no? Se non erro, per carità. E non è una critica all'allenatore, è una mia modestissimo, diciamo, riflessione a voce alta. Credo che a questo punto sia doveroso anche e soprattutto in considerazione del fatto che fuori casa non stiamo facendo bene, siamo la squadra di Lega Pro che porta più tifosi fuori casa, per cui credo che sia anche un segno di rispetto nei confronti dei tifosi. Cioè, la partita di ieri veramente, e dopo non ci stupiamo se la prossima partita siamo 1000, insomma, voglio dire, ecco, un pochino allontana, perché al di là del fatto che una partita si può perdere, ci sono anche gli avversari in campo che hanno fatto sicuramente, come ha detto Indiani, una partita stratosferica, però ragazzi, certe cose in campo, non voglio entrare nei dettagli, però fanno male al tifoso. Sì, decisamente. Effettivamente questo che dice Roberto, no, sul modo proprio di presentarsi in questi campi, la Lega, insomma, un po' troppo di fioretto in situazioni dove invece la Lega Pro la conosciamo bene e la dovrebbe conoscere, anche vista l'esperienza che ha lo stesso Sottili. Sembra quasi, ecco, che l'Arezzo voglia sempre un po' mettersi in vetrina, no, come giocatori, e però poi di fatto rischi che invece, come è successo a Luca, come è successo in altre situazioni, giochi con squadre tecnicamente inferiori, ma che però alla fine riescono ad avere la meglio, quasi. Ma nulla toglie che un giocatore di estro è sicuramente un giocatore che ti può dare una mano, perché è un giocatore che ti può creare la superiorità numerica. Penso ad esempio al modo con cui abbiamo vinto con il Siena, penso ad esempio come abbiamo recuperato la partita con la Carrarese, penso anche alle capacità balistiche di alcuni quando siamo andati in vantaggio a Pistoia. Però Luca l'abbiamo rimontata perché abbiamo messo 2 esterni che macinavano chilometri e tornavano dietro.
Giustamente il curriculum Serie A, Serie B serve poco, qui serve la corsa. Se poi non si corre e si pensa che basti segnare un Eurogol ogni due domeniche, ben venga l'Eurogol, però la continuità è quello che serve maggiormente a questa squadra e soprattutto, anzi, mi verrebbe quasi da pensare anche un po' più di solidità e temperamento magari, perché magari sono giocatori che palleggiano il fraseggio, il fraseggio alla fine c'è sempre in questa squadra, però dopo, come diceva una volta anche Stefano Butti, l'uomo che lì in mezzo chiama ordine e dice signori da qui si tira la linea, di qui in poi non devono passare, non c'è fondamentalmente. Eh sì, perché parte della partita di ieri, a parte De Feudis, no, Arcidiacono, Grossi, cioè comunque diventa più gli attaccanti Moscardelli e Polidori, cioè chiaramente diventa una squadra che inevitabilmente si espone se trovi disagio in quelle condizioni. Io credo che insomma Galantini, che è un allenatore, ce lo può dire, che solo dire l'atteggiamento offensivo non si misura se metto 3 punti, 4 certo. punti, 5 punti. È l'atteggiamento, no, di per sé. Quindi non è che io se vado a giocare con 8.000 punti. E alla base 70 gol. Ecco, sì, quindi sì, con dire, 5 attaccanti non si vincono le partite. Ecco, apposta, per cui è quello, no, che io dico, più equilibrati, andiamo più equilibrati, poi abbiamo modo, no, partita in corsa di cambiare. A me, da quel poco che ho visto, mi sembra che l'Arezzo, prima parlavate del 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-1. Mi sembra che non abbia un rifinitore tale, un trequartista di palleggio, di velocità di mente, di pensiero, che sappia dare il pallone smarcante o filtrante o l'1-2 rapido con il tiro in porta, mi sembra che gli manchi. Quindi se imposta la squadra con un giocatore che deve fare quella funzione lì, e mi sembra da quel poco che ho visto io che non ci sia nella rosa Arezzo uno di questi, sicuramente qualcosa sbaglia, ma ora può darsi che quello che si dice noi non sia la verità di quello che rispecchia al tutto. Ora io non so, ieri la partita di ieri non l'ho vista, la vedrò domani e quindi posso vedere anche come è stata. Consiglio di non guardarla. No, la voglio guardare anche per curiosità, per vedere, visto che avete toccato anche l'allenatore, vedere come ha messo l'allenatore, come ha messo la squadra in campo, ecco. Però io credo che sì, prima accennavate un po' che la squadra forse è un pochino troppo leziosa, non troppo sì. palleggiatori, perché la squadra non è che ha espresso grande padronanza di palleggio, eh? Sulla padronanza di palleggio io lascerei un attimino a desiderare qui, non sono tanto d'accordo. Però ecco, sul fatto, sulla determinazione, che forse ci si sente troppo bravi e si pensa che le partite, le vittorie vengono da sole, questo sì. Qui sono io pienamente d'accordo con gli amici qui, che nel calcio non c'è niente di scontato, non c'è niente di scontato. Il detto di Pedete può essere anche il meglio del mondo, ma se non corri non becchi la pelota. Yes, quindi no, ci siamo capiti. Andrebbe messa, non c'è niente da fare. Andrebbe l'umiltà, messa l'umiltà da qualche parte. E lo spirito di sacrificio è alla base di tutto. E poi è l'atteggiamento, insomma, si diceva, non servono 5 punte. Servono che chi si trova a fare la punta si sappia adeguare, è come il gioco della dama, secondo nella zona del campo che sei e secondo l'atteggiamento che devi tenere. Qui c'è un atteggiamento, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro e qui ce n'è un altro. È come ci si comporta in campo. È bene anche che nella conferenza stampa pre-gara magari non si affronti più il tema dei campi di allenamento, no? Perché due volte era successo prima di Cremona. Io ho una cosa da chiedere. Chiedila. Vorrei aggiungere sì, questo. Sì. L'Arezzo è terzo in questo sì. momento. Sì, sì, per carità. Probabilmente è il suo valore reale. Il suo posto. Molto probabilmente. Ecco, questo filotto di partite doveva servire forse per entrare, avvicinare le due di testa e vedere cosa succedeva. Quindi per il resto io non muoverei tante critiche, insomma, perché se fosse decimi o sesti lo potrei capire. Però potremmo essere siamo in insieme al Livorno, voglio dire, non è che perché siamo insieme a Cincelli, certo. Sì, sì. Anche vabbè. Se c'ha la squadra di calcio. No, ma infatti è un ragionamento ad alta voce, perché dato che quest'anno dalla seconda alla decima si fa i playoff e ce li possiamo giocare, se la squadra ha qualche difetto credo che è meglio metterci mano subito in modo da essere competitivi. Sì, sì, poi. Ma io credo che l'allenatore farà di tutto per escogitare tutto quello che è nelle sue possibilità l'allenatore, credo questo per tirar fuori il meglio.
No, no, su questo non c'è dubbio, perché è assolutamente una persona, un grande lavoratore sul campo, su questo non c'è dubbio. Sono discorsi che giustamente dobbiamo fare. Una domanda sugli allenamenti ce l'ho. Sì. Ho notato che l'Arezzo ultimamente si sta allenando spesso di mattina. Secondo me questo qui può essere un problema, perché anche fisicamente vedo che siamo un pochino... Non voglio toccare il tasto dei campi, perché mi è veramente venuta noia, è una cosa patetica. Però ecco, lo volevo chiedere a Rispondiamo Galantini. Rispondiamo però dopo la pausa, tra un attimo, ripartiamo da qui, capo. Allora, ci eravamo lasciati poco fa con la domanda di Roberto Cucciniello, cioè se il fatto che l'Arezzo appunto fa gli allenamenti di mattina molto spesso, è successo anche oggi tra l'altro, giusto? Succederà tutta la settimana. Succede tutta la settimana, ho letto il programma, infatti, può incidere, lo chiediamo a questo punto a Franco, dal punto di vista atletico? Visto che si gioca sempre il pomeriggio la sera. I doppi allenamenti uno li può fare quando li para, anche a mezzanotte. L'allenamento sostanziale, specie, visto che ora si gioca alle ore più impensate, io sono per sempre la settimana per adeguarla a quello che è l'orario poi della domenica, perché cambia le abitudini, cambia l'alimentazione, cambia troppe cose. I campi, se sono più grandi o più stretti, cercare in settimana di fare tutto quello che è. Sì, però la mattina, perché secondo me anche diciamo l'organismo, cioè, si abitua a... non capisco. Fai doppi la mattina? No, solo la mattina si allena. Un allenamento solo la mattina? La mattina. E si gioca questo pomeriggio la sera? Spesso. Questo sta durando già da un paio di settimane. Probabilmente perché hanno la disponibilità del campo solo la mattina. Non so i motivi, mi piacerebbe saperli da lui. Io sono per allenarsi all'ora che poi si sviluppa la partita. Anche a me l'intensità deve essere massimale, perché la domenica se non vai a livello massimo male non lo fai, ci si allena di meno ma si va a mille all'ora, perché l'automobilismo, il motociclismo e compagnia bella, tutti gli sport e quelli che sono ma io veri, questa è una curiosità mia, devi fare le preparazioni simil gara, no, dice è un allenamento, vado più piano, no, non serve. Quando dopo fai la gara non c'è il tempo, non c'è lo spazio, c'è la pressione, e quindi ti devi tutti gli allenamenti in quel modo. Magari non due ore, perché in Italia io credo, a livello generale, ci si allena, si sta troppo al campo, ma con poca intensità rispetto all'estero. Questo io l'ho sempre pensato, ho trovato gente importante, ho chiesto il perché, mi ricordo anche a famoso Pincolini, lo chiesi, e mi rispose, ma che vuol sapere? Dice, la risposta se l'è già data la sentisse, basta. Però ci sta che dipenda dal fatto che i campi non ci sono. No, questo sarei curioso però di sapere il motivo per cui... È una curiosità che ho anche sì, che forse non c'è il campo disponibile. No, perché il pomeriggio spesso quel campo lì viene utilizzato per attività già programmate da inizio, stagione, con settori giovanili dilettanti che hanno problemi nei loro impianti, quindi sono andati a chiedere ulteriore aiuto lì. Poi ovviamente c'è l'attività della WISP, che ovviamente quindi, non è una scelta obbligata, ma questo no, è allora, e allora gli va dato atto e merito di dovere sopportare tutte queste difficoltà, infatti, perché dopo, questa è enorme la difficoltà. Vedi che dopo alla fine se era una scelta, ero se si fa la somma di tanti fattori dopo le prestazioni sono all'ultimo pesano pesano sì, e allora le cose questa fatte cosa bene, mi fa ancora più sono una somma di piccole cose fatte bene e una somma di piccole cose perché io mi ricordo che male. Addirittura quando si giocava in notturna gli ultimi due allenamenti li facevamo fare in notturna, abbiamo fatto in notturna adesso ci andremo in notturna perché forse chiarito che no, perché questa cosa è una cosa paradossale, dai. Vedremo se i campi alle 20:30 sono disponibili per allenarsi. Penso sia l'orario peggiore ad Arezzo, appunto. Comunque questo incide e vediamo, insomma. Tempo fa ci disse l'assessore Tanti, no? Che avevamo intervistata varie volte a inizio stagione, che entro l'anno, no? Aveva, diciamo, c'era questo impegno. 2020. Siamo di quale anno, dici te? Allora, vedremo se... Che poi tutti aspettiamo questo campo delle caselle, perché di questo stiamo parlando. Anche perché non capisco, c'è una struttura libera che non c'è, ma basta. Cosa veramente... Solo in Italia, Insomma, tra l'altro sappiamo di difficoltà ovviamente anche per le giovanili, insomma mi raccontavano che vanno a giocare in dei campi anche qui assurdi, no? Cioè che assurdi ovviamente vanno bene per chi ci gioca amatorialmente, ma insomma
sappiamo che dei giovanissimi sono andati a Spogliano, sono dei campi, cioè vuol dire anche sono anche ragazzi giovani, ragazzi questi giovani, che hanno certo bisogno che il genitore oppure che ci sia chi li può, cioè, no, cioè, e tra l'altro con tutto il rispetto parlando, però ad esempio il campo di Spogliano lo conosco bene per esperienza personale. È un bellissimo, è un campo, sì, campo sì, bellissimo. Baglia Alpino è un bellissimo campo. Assolutamente, ma non ma si discute... cioè non si discute, come tutti, la qualità la dei campi, esatto, intorno, perché anche la nave comunque può essere un campo discreto, però con tutto il rispetto, la nave, al di là della scomodità del viaggio in macchina, però se viene usata, questo fine settimana ci hanno giocato tre volte. Tre. Il meteo... Il campo è condizio, cioè, il meteo è quello che è. Fango, cioè, no, quando piove un po', ovviamente. La cosa assurda è quella che poi magari ti giri intorno e vedi, ora non dico cattedrali nel deserto, però vedi strutture che sono lì abbandonate con caprioli dentro e ti viene da dire perché non si può fare qualcosa. Quindi probabilmente quello che era, così, non dico un'accusa, ma una domanda nei confronti dei sottili, probabilmente è vittima di tutte queste, di queste situazioni. Sicuramente, io credo che la squadra sta patendo anche tutte queste cose. Un insieme di cose. Sì. Ma sono notevoli. Mi fa piacere che... Sciocchezze queste a livello pratico, perché dopo pesano queste cose qui. Ma, tra l'altro, ora anche l'ultimo esempio che fece Sottili sabato, e poi dopo, ora qui sembra andare a ruota libera, però l'ultimo esempio che fece Sottili sabato, fra le varie cose, col GPS vedono più o meno i movimenti, esatto, dei giocatori. Tutto ha detto, quando noi andiamo a vedere quello che fanno, l'allenamento all'interno dello stadio comunale, e l'allenamento viene fatto sul sintetico, alla nave, un giocatore con un ruolo di un terzino che deve fare le diagonali, alla fine allenamento, dall'allenamento alla nave, all'allenamento dello stadio comunale, alla stessa allenamento ha corso 600 metri in meno. Sommatelo per 5 volte alla settimana, sono 3 km in meno qui. Ma vedi, perché infatti la squadra è meno brillante, dai. L'abitudine che uno trova ai sincronismi e ai movimenti, perché le distanze, gli equilibri, i sincronismi, i movimenti sono la base di tutto. Poi è chiaro che se uno li sa dare in calcio, evidente, sì, che è. Comunque. Però a parità di valori, la squadra, sì, che ha più organizzazione riesce nei 90 minuti a avere qualcosa in più. No, sicuramente influisce. Questo è un insieme di cose. Ora non è tutta colpa dei campi, questo, ovviamente, perché ieri veramente... Cioè, tra l'altro avete detto giustamente, Roberto, no, che c'è stato effettivamente da un certo momento un'involuzione, no? Sì, che sì, probabilmente sì, è cominciata con Pistoia. Secondo me però anche quello che è successo in Coppa Italia, alla luce del fatto che quest'anno aveva un'importanza ecco, anche quella prestazione, secondo me, cioè, sì, secondo me poteva giocare anche che qualche... poi è stata dopo Pistoia, se non sbaglio, sì, esatto, che, quindi cioè, tanto va in vantaggio l'intervallo è quello contro la, di fatto, la Berretti, contro la Berretti di tutto cuoio, che riesce a pareggiare, poi vince anche i rigori nei supplementari, non succede niente, l'Arezzo che non riesce praticamente a fare praticamente un tiro, insomma, quella è stata un'altra piccola ferita, ma non tanto, perché comunque andare avanti voleva dire... Ha tolto le certezze, sì, e sì, soprattutto ha tolto le certezze a dei giocatori che avevano avuto meno spazio e che viceversa rispetto a Prato, dove si erano comportati bene, hanno fatto dei passi indietro. Forse un po' meno di turnover poteva... Non lo so. Anche se c'erano comunque Sirri, Moscardelli... Porca miseria, c'era, è una formazione degna veramente, assolutamente, di tutto rispetto. Rispetto a tutto Cuoio era una formazione assolutamente competitiva. Per cui. Sì. Tra l'altro, appunto, chi arriva in fondo avrà un grosso vantaggio. Direi, chi arriverà al di là che è sempre un trofeo. Ricordiamoci sempre che l'Arezzo, l'Arezzo, siamo terzi in classifica. Dietro a due squadre che molto probabilmente, ripeto, da quello che io ho visto, mi è sembrato di capire che hanno qualche cosa in più, quindi noi siamo lì. Ecco, però il rammarico è sempre il solito. Però l'Alessandria è andata a farsi due partite in trasferta. Un filotto di partite, da fare il pieno e mettersi insieme e dopo giocarsi. Sì, vabbè, come dicevano, hanno capito. L'Alessandria ha avuto due partite fuori casa, va bene? Sì. E si è presa un punto e un punto, soffrendo, ma se l'è preso. E la Cremonese con lo stesso avversario. Ecco, probabilmente, ora forse lui voleva lasciare intendere che probabilmente la reazione a quel punto lì si sarebbe rubato, non si sarebbe acciuffato, si sarebbe un perso quelle partite lì, voleva dire questo. Può darsi. Che forse hanno avuto un pizzichino anche un pizzichino di fortuna, ma secondo me vanno molto più equilibrati e molto più pratici.
molto più pratici rispetto a noi. Comunque credo che Sottili sia un buon allenatore. Ma non, assolutamente. Io me lo ricordo giocatore a Monte San Savino, lui ha avuto, due maestri. E dico, all'epoca c'è stato Beoni e Sarri a Monte San Savino. Sì, quindi, sì. Dico, oltre che un buon giocatore, perché io ne avevo sentito parlare bene da loro, non mi ricordo se da Sarri o da Beoni, ma avevano parlato che era un buon giocatore, quindi anche, Sarri credo non ce l'ha anche fatto esperienza, quindi credo che probabilmente ora c'è anche una serie di difficoltà, come diceva noi, che creano qualche problema. Però bisogna che prenda a mano la situazione. Io scusate, ma no, non lo sto criticando, bisogna che faccia delle scelte. Allora, vediamo un po' di numeri, perché vediamo un attimo i punti. Eccolo qua. Allora, questi sono i punti in casa. A casa lo vedono bene, noi lo vediamo, comunque lo intuiamo. Allora, l'Arezzo ha fatto gli stessi punti dell'Alessandria in casa, perché anche qui sono una sfilza di vittorie. Anche col Como, se vinceva col Como, che poteva accadere, era praticamente aveva fatto l'Amplen. E però è incredibile la metamorfosi, perché andando nell'altra colonna, torniamo pure, eccola, i punti fuori casa, vedete che l'Arezzo precipita a 6. Metà classifica. E sotto c'è Carrarese, Pro Piacenza, Viterbese, Lupa Roma, Olbia, Rinate, Pontedera, Prato e Racing Roma, cioè più o meno, a parte la Viterbese, squadre che stanno lottando per la salvezza. Ecco, quindi ora sono stati gli episodi, perché la partita di Cremona ce la ricordiamo, Alessandria ce la ricordiamo, e però ci sono state anche gare come quella di ieri, quindi un po' sarà stato un caso, un po' la squadra comincia a sentire forse questo mal di trasferta veramente, io non lo so, è veramente curioso però, perché ci sia questo dislivello con una squadra di questo livello. Probabilmente fuori casa bisogna andare a giocare in maniera diversa, io sono monotono, ma ora, io mi sono fatto questa idea. Non so quanto sia attendibile questa cosa, però io ho notato una cosa, sia Cremona che ad Alessandria, l'Arezzo, nei momenti in cui ha giocato bene il primo tempo in quello stadio, cioè è nel momento in cui aveva la linea difensiva davanti alla panchina del mister, e c'era il mister che si sgolava per far salire la difesa, era lui che comandava la difesa. Allora, ad Arezzo è successo poche volte questo problema, cioè, la domanda che viene da fare, ma non è che allora lì di dietro manca una persona di temperamento? Il leader che ti dice, signori, dopo io lo so che sono ripetitivo, però signori, si tira la linea, saliamo, perché tutte le volte Alessandria Cremona, se si va a vedere le immagini a campo largo, c'è un povero Cristo in panchina che fa cenno, sembra un vigile urbano, di far salire la squadra. E la domanda, cioè, e anche lì mi chiedo, ma allora non sono i difensori che non si mettono d'accordo su chi deve salire, chi deve chiamare la linea da salire, è quella anche una cosa. E allora mi torna da pensare, allora è il temperamento che ti manca in questo caso. Perché poi lì l'abbiamo provati tutti, soprattutto i centrali, no? Abbiamo provato solo i poi singolarmente sono anche dei giocatori, secondo me, assolutamente validi per la categoria, anzi, sopra la media per la categoria, tutti, cioè nessuno escluso. Però io poi non ne farei manco tanto una questione di difesa, è proprio un atteggiamento, è la squadra proprio nel suo insieme. Sì, comunque non è errato quello che diceva lui, perché secondo me l'Arezzo manca di qualche leader. È una squadra molto equilibrata, ha molti giocatori, una buona rosa, però gli manca quei due o tre giocatori, specie uno in difesa e uno a centrocampo, che si elevino un pochino sugli altri, che abbiano una certa personalità e un certo carisma verso i compagni, che siano un po' i trascinatori, i galvanizzatori, e quello del centrocampo che sia anche è quello che detta e che ordina certe situazioni. Quindi, però ora noi si va a pretendere il tutto, se fosse così avremmo tutto. Avremmo tutto, però cioè, non ci sarà lontani, perché vuol dire partite così, ragazzi, fuori casa veramente ti prende la nervoso, cioè averle dilapidate in questo modo. Vediamo i gol subiti anche sempre a livello comparato, miglior difesa dall'Alessandria, Viterbese nonostante gli ultimi risultati comunque... fatto che non incassava gol all'inizio, soprattutto è comunque la seconda difesa, la Cremonese, che benché ha preso diversi gol, comunque è lì, e l'Arezzo ovviamente con questo abbastanza pesante, 17 reti, e anche qui insomma vedete che non è, a parte Olbia, Como, Siena, tutto cuoio, la differenza è questo, sono tanti 17 conta gol. I numeri, fatti e subiti in casa, fatti e subiti fuori. Sì, la differenza reti dici te. Sì, io 10 giorni fa guardavo la Serie A. Sì. Guardavo i gol fuori casa della Roma. Sì.
c'era un gol di differenza. E come fa a vincere il campionato? Eh sì. Come fa a vincere il campionato? È meglio non guardarlo questo dato. No, non puoi vincere, poi lo potrà anche vincere. Ma bisogna che, poi anche se in casa tutte le volte ne fa 5, se poi va fuori casa ne fa quanti, di somma ne fa quanti l'avversario, se fa quanti l'avversario non può vincere più partite l'avversario. No. A meno che una volta vince 1-0, l'altra volta perde 1-0, allora prende 3 punti ogni 2 partite, allora può vincere uguale, però insomma sono fatalità, ecco. Quindi anche l'Arezzo è bene guardare la somma, la differenza reti sia in casa che fuori. Adesso lo cerchiamo questo dato, intanto vediamo anche, andiamo a curiosare come sempre che cosa pensa il Presidente, non stiamo a leggere tutto questo, diciamo, post, però il succo in sostanza, c'era stato un articolo sul Corriere di Arezzo in cui si sosteneva, no, che una casa l'Arezzo ce l'aveva, era il villaggio Amaranto, no? Poi sapete le note vicende che sono accadute, e Ferretti che dice insomma non ritorniamo in quel clima in cui sono stato attaccato in modo gratuito, e fa capire insomma probabilmente per interesse di qualcuno, una presa di posizione in un giorno in cui era anche arrabbiato, diceva per la sconfitta, credo abbia seguito da Napoli a giudicare dalle foto che aveva postato. Ecco, in un momento in cui comunque ti volevo chiedere, Roberto, prendendo spunto da questo, Ferretti comunque ha instaurato un clima assolutamente positivo anche con questo modo di comunicare diretto con la tifoseria, senza intermediari, no? Risponde ai tifosi, ma mi piace questo cosa, modo di fare, no? Se vuoi... Sì, è una cosa anche assolutamente, e quindi qui è probabilmente piacevole. Avvertito, risponde quasi a tutti, risponde cui, quasi a tutti, non è comune cosa... un presidente parli con i tifosi, e qui probabilmente ha avvertito forse il rischio che, no, magari che io possa... guarda, non, l'articolo non l'ho letto, devo essere sincero, quindi non mi posso esprimere su quello. La vicenda del villaggio Amaranto è una delle poche di cui conosco quasi nulla, per cui non mi permetto di fare interpretazioni, però insomma se il Presidente non ci vuole tornare su, credo che poi appartenga anche al passato, no? questa cosa, per cui non saprei. Per il resto, ecco, ripeto, quest'anno è molto positivo in tutte le sue manifestazioni, insomma, il Presidente, anche quando viene allo stadio, è sempre presente, insomma, ecco, è vicino alla squadra, non sta facendo manca niente, insomma, anche l'investimento di quest'anno è importante, per cui tutto positivo. Ora, non ho letto l'articolo, quindi ecco, mi dispiace non poterlo commentare a fondo. Ce l'aveva Matteo la casa, ragazzi, così doveva essere, quando fu presentato all'epoca. Sì, poteva essere una casa, poteva essere un piedaterra, ma la casa vera forse era quella di là di fronte a Viale Gramsci. Sempre quella è la casa per eccellenza, insomma. Allora, abbiamo guardato 11 fatti, 12 subiti, un po' come quasi come la Roma. So. In casa? No, fuori casa. Quindi Si vince poco. Eh sì, si diventa uno scopo. I gol, scusa, le partite le determinano i gol, quindi vedrai che... Se ne prende troppo. Se invece tu ne avessi 14, 13 a favore, 8, 9 subiti, probabilmente avresti... 11 fatti, 12 subiti. Dico, ma siamo terzi e può darsi che sia il nostro... reale valore, quindi non siamo troppo pessimisti, ecco, no. Ritorno sempre sul ripetitivo, ora si è buttato via il primo traguardo di questo filotto di partite che ci potevano mettere in condizioni di essere insieme a loro e dire ora che si fa, vediamo, mettili pressione, perché anche la pressione la sentono anche gli altri, Io abbiamo Gianarminio, Lupa Roma, Gianarminio in casa a Gorgonzola, in casa di loro, poi Lupa Roma in casa, Prato fuori, tra l'altro si è ripreso ieri con questa vittoria, Viterbese in casa e Olbia in fuori trasferta. La Viterbese finale. È in caduta libera, sì. L'Olbia non è superiore alla Pistoiese, al Pontedera, sono lì, quindi c'era una serie di partite... Da vincere tre quarti, abbordabili. Sì, ancora sul tre quarti saremmo in tempo. Allora, volevo siamo in tempo, sì. È passata una sola. Una sola, appunto. Però si è persa la fine. E poi sono gli altri tre quarti. La nuova sede, invece, gli orgoglia. Sì, la casa, sì, gli sì, no, la casa. Ora ci hanno finalmente, diciamo, dato l'opportunità di avere questa stanza che per l'appunto è sotto la curva e l'ingresso è proprio accanto alla targa
della curva dedicata a Lauro Minghelli, per cui è anche una collocazione che a noi ci piace tantissimo, è una stanza che è assolutamente consona a quelle che sono le nostre esigenze e le nostre necessità. Ora abbiamo bisogno di un pochino di sistemarla, perché era un deposito del comune dove ci teneva svariata roba, per cui ci sono un po' di cose da sistemare, mattonelle saltate, insomma c'è un po' da lavorarci. Intanto abbiamo portato la nostra roba, abbiamo cercato un pochino intanto di sistemarla bene meglio, ma insomma prima che possa essere aperta diciamo al pubblico c'è bisogno insomma di farci un po' di lavoretti. Invece la volta siamo in chiusura, la vostra associazione allenatori, tu sei stato confermato presidente. Siamo ancora tutto in attesa di definizione tra l'Arezzo, che ha dimostrato la massima comprensione, e il dirigente generale, il direttore generale, l'assessore Tanti, siamo in attesa, vediamo, e noi abbiamo fatto dei sacrifici per attrezzarla, perché era il rudere lì sotto la curva. Vediamo, sarebbe... Siete in tribuna voi? Sì. Ah, no, ho sentito curva. No, sotto la tribuna, ho sbagliato. Sì, volevo dire sotto l'insenatura della cosa. È uno spazio piccolo, però non si è arredato bene per le nostre riunioni interne. Ci serve quelle generali. Certo. Fino ad ora si sono fatte nella sala degli arbitri, perché è più accogliente, più spaziosa, certo. La nostra è 25 metri, quindi non ci permette, però si è attrezzata bene, è un bel buchino, quindi è scesa tutte le nostre foto, le nostre cose, e quindi dover sloggiare per noi sarebbe una mazzata tra capo e collo, ecco, mi auguro che questo non succeda, perché sarebbe la fine del nostro gruppo. Bene, grazie a Franco Galantini, ci vediamo presto, grazie a Matteo Marzotti, grazie a Roberto Fabio Cuciniello. Grazie. Allora, per chi ci segue in replica alle 21, rimane Matteo ovviamente nell'altro studio per Zona Dilettanti. Buona serata.